settembre 2020 sono nel punto più alto di Torino, il Parco della Maddalena. Domenica ci sono molte famiglie e l'atmosfera è festiva. Le notizie sul coronavirus sono notizie non proprio rassicuranti, c'è un lieve peggioramento della situazione. Qui al Parco della Maddalena c'è una situazione acustica molto distesa. Io sto scendendo delle scale che mi portano dritto dentro il bosco del parco. Mi confronto con i miei colleghi che lavorano come direttori in ospedali qua. Ho persone che incrocio e stanno salendo. Quello che acusticamente mi colpisce è la possibilità di cogliere piani differenti di ascolto in un contesto così polifonico, non solo perché ci sono più suoni, ma perché anche sono dislocati in punti a volte molto lontani l'uno dall'altro. E l'esperienza è particolare. Sul palco di una grande sala da concerto, poniamo un palco su cui viene disposta una grande orchestra, gli strumenti sono collocati spazialmente secondo una logica. Semplificando, si può dire, gli strumenti con meno voce, meno suono, meno possibilità dinamiche sono messi in primo piano e gli altri, pensiamo agli ottoni, ai timpani, alle percussioni in genere, sono messi in secondo piano. Però lo spazio di un palco è limitato, le prospettive polifoniche ma anche polispaziali sono limitate. Lì già esiste questa polifonia e polispazialità, ma qui molto, molto di più.